Gentili telespettatori, buona giornata e scontro tra il governo e la Lombardia. La Lombardia dice noi riapriamo e il governo dice è un errore. Quindi il governo a momenti alterni dice decido io, poi invece cambia idea e dice decidono le regioni e poi dice però se lo fai è un errore oppure se lo fai ti devi assumere la tua responsabilità. Quindi queste regioni hanno l'autonomia di fare quello che hanno voglia o no? Perché secondo il governo, dice, ogni regione faccia quello che ha voglia e si assuma la sua responsabilità. E le regioni stanno pensando di fare, come dice il governo, come gli pare, secondo il loro giudizio e il loro modo di operare. Quindi la regione più colpita, la Lombardia, presenta un piano per la nuova normalità. A partire dal 4 maggio il governo rimane sorpreso e frena le due regioni. La Lombardia guarda avanti e lancia un piano per la nuova normalità, come la chiamano in regione. 4 maggio chiede al governo, la regione, il via libera alle attività produttive del territorio nel rispetto di quelle che sono state definite le 4D. Distanza di sicurezza tra le persone, dispositivi, cioè obbligo di mascherina per tutti, digitalizzazione, ovvero lavoro da casa con internet per quei lavori che lo possono prevedere, e test sierologici, diagnosi, quindi le 4D. E molti dicono, ma quello è solo uno spot, uno slogan, poi la realtà è ben altra. Ma se la regione più colpita punta alla nuova normativa, dal governo arriva un freno. Ci vuole un piano articolato, dice Roma, altrimenti si rischia che riprenda il contagio a circolare. È ripreso in Giappone nell'arco di pochissimo tempo, apri, chiudi, quindi non è per fare l'uccello del malaugurio, ma con molta probabilità vedremo un ritorno dei contagi, perché è una malattia molto molto contagiosa e aggressiva, e quindi debellarla è quasi impossibile in questo momento. Sarà lì latente, circolerà sotto traccia, sopra traccia. E del vaccino ancora è presto, ci vuole ancora molti e molti mesi, nonostante stiano correndo e ogni giorno si legga sui giornali tal stato ha un vaccino, quell'altro, ogni giorno ci sono almeno 10 articoli di vaccino di qui, vaccino di là, e il medico che ha detto questa medicina funziona, quell'altro dice questa è miracolosa, e l'altro che esulta, ho trovato io il vaccino, ho trovato io la medicina che lo ferma. Quindi alla fine io personalmente non faccio più neanche caso alle notizie, ho trovato il vaccino, la medicina, perché se ne sentono veramente a decine e a decine. Quindi quando poi tutti hanno trovato il vaccino, tutti hanno trovato la medicina che lo blocca, ma la gente continua a morire e i contagi continuano a aumentare nel mondo, capite che sono tutte un po' delle cose un po' così. E quindi quando è così poi non credi più a niente, dici, quando poi lo vedrò letto su un giornale principale italiano, che sia di destra o di sinistra, è arrivato il vaccino, allora quel momento ci crederò, e sarà disponibile in tal luogo, in tal ospedale, allora ci crederò, per il momento no. Quindi secondo Palazzo Chigi per la fase 2 ci vuole un piano articolato e ben programmato, solo in questo modo si può contenere il rischio che la curva del contagio torni a salire, facendo piombare di nuovo l'Italia nell'emergenza. Ma attenzione, la curva del contagio sale tutti i giorni, sale con una percentuale più bassa, ma sale, cioè non c'è una discesa. C'è sempre una salita meno accentuata, ma comunque una salita. Quindi per arrivare al contagio zero ce n'è ancora di strada. Ancora siamo intorno ai 500 morti, ma si esulta, sono meno di ieri. Sono 500 morti, 500, non 5, 500. Anche se solo 5 sarebbe già grave anche di per sé. E quindi è per questo Palazzo Chigi dice che è stata istituita una task force, come mi sta antipatico a me l'utilizzo di tutti questi termini stranieri, task force,
E poi quell'altro per dire che è tutto chiuso, che non me lo ricordo neanche perché lo cerco di rimuovere. Lockdown, no? Sembra il mostro di Loch Ness, lockdown. Ma parlate italiano, va? Parlate come mangiate. E così istituiscono questo gruppo di lavoro che chiamano Task Force, no? In dialogo con gli scienziati del comitato tecnico-scientifico avrai il compito di presentare vari scenari che costituiranno la base della valutazione del governo. Attenzione che dentro quella che chiamano la task force, attenzione, uno si immagina che lì dentro ci siano dei luminari di economia o dei superuomini, c'è il direttore del giornalino X. Il giornalista del giornale fazioso Y che appoggia il governo, quindi la task force con il direttore del giornaletto, il giornalista dell'altro giornale. Ma quale task, ma quali esperti? Questo veramente fa ridere, ridere come fa ridere molte cose in questa emergenza e nella sua tentata risoluzione con tutti gli errori che sono stati fatti e le lungaggini, le lentezze, un qualcosa che avrebbe bisogno di una reazione rapida, c'è stata la reazione di una lumaca stanca. Così arriva lo stop alla Lombardia che voleva il liberi tutti dal 4 maggio, tutti pronti sulla linea di partenza, pronti partenza via dal 4 maggio, no? Dalla mezzanotte del 3. A mezzanotte un minuto si sente come Fantozzi quando escono dall'ufficio, no? Vi ricordate, no? Tic-tic che arrivano le 5, si sente un boato, boh, quelli che si calano con le funi dalle finestre, no? Quelli che saltano, Fanteri, Fantoni, Fantommasi, no? Si buttano giù. Ecco, uno si immagina che il via libera dal 4 mattina a mezzanotte un minuto, no? Si sente il boato in tutti i condomini, tutti che scendono giù, prendono la macchina e cominciano a girare a zonzo, dice adesso fermatemi, no? No, probabilmente il via libera non ci sarà perché il governo sta frenando, ma ha ragione o ha torto? In questo momento dare ragione al governo, dare ragione alla Lombardia è un po' azzardato perché potrebbe aver ragione l'uno o l'altro, in questo momento è solo è una scommessa, nel senso che il governo dice rimaniamo chiusi, l'economia va a farsi benedire e poi sono tutti disoccupati, nessuno mangia più. Ecco. Oppure ha ragione Fontana e Zaia, apriamo tutto, forse siamo ancora in tempo per salvare il salvabile e poi magari ripartono i contagi, bisogna richiudere tutto. Non c'è qualcuno che ha palesemente ragione, ha ragione Tizio, ha ragione Caio. Ed è per questo che Conte dice: Ma le regioni facciano un po' come hanno voglia, cerca di scaricare. Poi gli dicono: Ma poi è colpa tua che hai detto alle regioni di fare. Ah no, allora decido io, è tutto chiuso. Capite che è difficilissimo prendere una decisione in questo ambito, perché se qua qualcosa storto, vieni additato come un criminale, uno che fa genocidio, quindi attenzione che poi con la magistratura che ti guarda, ecco, quindi sono delle decisioni, non vorrei essere nei panni né di Conte, né di Zaia, né di Fontana, né di De Luca, né di Bonaccini, né di Rossi, né di nessuno di questi in questo momento. E così dal governo arriva lo stop alla regione Lombardia, che ieri pomeriggio aveva ricevuto l'avallo di Matteo Salvini. Regione Lombardia ha avuto coraggio e orgoglio a dire che dal 4 maggio si torna a lavorare. Gradualmente dà la luce in fondo il tunnel. Non si può morire di malattia adesso, di fame dopo. Parere contrario, quello invece di Ranieri Guerra, direttore vicario dell'OMS, che nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile aveva dichiarato che serve cautela, aggiungendo poi che è indispensabile fare prima una valutazione di rischio. Intanto da Palazzo Chigi arriva un'accusa, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, rivolta al capo della Lega Matteo Salvini. Secondo il governo ci sarebbe lui dietro il blitz della Lombardia che vuole riaprire il prossimo 4 di maggio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale.
e siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti al prossimo video.